Risulta incredibile vedere qui al Salone di Ginevra questa Koenigsegg CCXR e nella dicitura c'è scritto E100, che sta per etanolo al 100%. E come voi sapete, nel mercato americano si utilizza l'etanolo 85%, ovvero una miscela tra etanolo e benzina. Invece questa vettura è dedicata e fatta specialmente per i dealers del Brasile e per i clienti del Brasile che Koenigsegg possiede. Questo è quello che ci è stato detto qui nello stand della casa svedese. In Giappone non è nuova, ma è la prima volta che sbarca in Europa. Si tratta della Suzuki Swift Plug-in Hybrid, come vedete è una vettura ibrida con la possibilità di ricaricare le batterie dalla presa di corrente. Qui è esposta al Salone Internazionale di Ginevra nello stand Suzuki con un bello spaccato dove si vede esattamente cosa contiene questa vettura. Renault, come ben sapete, sta lavorando molto fortemente nel settore dei veicoli elettrici e qui ripropone quello che noi avevamo già visto nello scorso Salone Internazionale di Francoforte, ovvero questa concept car che è la Renault Twizy, completamente elettrica, e alle mie spalle la Renault Zoe, anche questa una concept car completamente elettrica. Ma non è soltanto questo sul quale Renault sta lavorando, perché la casa automobilistica francese si sta occupando in diversi fronti, anche facendo degli accordi con diversi comuni e diversi enti pubblici per il settore dei veicoli elettrici e per continuare con la mobilità ecologica che noi tutti ci auguriamo, noi tutti di Electric Motor News.